chiedere il tuo aiuto? Ciao, hai bisogno di qualcosa? Oh, grazie al cielo. Sì, mi chiamo Grace Pinch Smedley, dei Pinch Smedley di Bath. Speravo proprio che passasse qualcuno. Stavo per disobbedire a mio padre e non me lo sarei mai perdonato. Vedi, devo recuperare una cosa dal fondale del lago. Non è che mi offriresti il tuo aiuto? Un'immersione nel lago potrebbe essere una bella avventura. Spiegami meglio. Splendido, proprio la risposta su cui contavo. Cos'hai bisogno di recuperare? Anni fa, mio nonno, che si riteneva un astronomo esperto, salpò da Hogsmeade con mia nonna per quella che doveva essere una crociera per guardare le stelle. Non fecero ritorno. Mi dispiace tanto. Cosa gli è successo? Non è dato sapere. Sappiamo che né loro né l'imbarcazione arrivarono a riva. Si pensa siano annegati entrambi. Mio padre è rimasto così segnato dall'evento che ci ha vietato persino... Il tanto amato astrolabio di famiglia è scomparso con loro quella notte. Se potessi immergerti e recuperarlo per me, mio padre ritroverebbe la pace. Cos'è esattamente un astrolabio? Si tratta di un antico strumento di navigazione. Praticamente un modello portatile dell'universo. Si usa principalmente per studiare le stelle e per le ricerche astronomiche, ma ha mille usi diversi. Davvero affascinante. Sfortunatamente temo sia ormai arrugginito e non riparabile, ma comunque vorremmo riaverlo. Sarebbe come riavere con noi i nostri nonni. Pensavi che il nome Pinch Smedley di Bath mi dicesse qualcosa? Perché dovrei conoscere la tua famiglia? È come chiedere perché il cielo è blu o l'erba verde. Il nome dei Pinch Smedley è sinonimo di curiosità intellettuale. Siamo noti per i nostri contributi nelle scienze e nelle arti. Mi sorprende che il nostro nome non ti sia noto. Ma con tutto ciò che pianifico di scoprire, tutti coloro che ancora non conoscono il nostro nome presto lo faranno. Mi sembra troppo pericoloso, soprattutto per un oggetto che ha solo un valore sentimentale. Capisco. Ma te ne sarei riconoscente a vita. E poi potresti scoprire molto più dell'astrolabio. Se dovessi trovare altro, rimarrebbe tutto a te. Ho incrociato le informazioni sull'ultimo avvistamento dell'imbarcazione, la topografia del lago e i grafici di profondità. La mia deduzione è che si trovi proprio laggiù, a circa 200 metri dal molo. Vorrei tanto poter riavere l'astrolabio di mio nonno. Spero troverai l'astrolabio. Significherebbe molto per la nostra famiglia. Pare che l'astrolabio si trovi a nord-est del molo. Devo immergermi e scoprire se è lì. L'astrolabio della famiglia Pinch Smedley deve essere qui.
Devo far sapere a Grace che ho trovato l'astrolabio della sua famiglia. Troppo difficile. Ciao, Grace. Ho seguito le tue indicazioni e mi sono immersa nel lago nero. Oh, incredibile! Hai trovato l'astrolabio? Sì, spero che a tuo padre faccia piacere. Questo è certo. Chissà che faccia farà. Grazie mille per ciò che hai fatto per me e la mia famiglia. Faresti meglio a individuare altre località dove immergerti. Te la cavi bene e potresti trovare diverse cose sul fondale. Grazie di nuovo e continua con le immersioni, mi raccomando. Hai talento nella ricerca di tesori sommersi. Piacere rivederti, mia giovane amica. Ah, è un vero piacere vederti. Ciao, Natty, come stai? Spero tu ti sia ripresa dalla nostra movimentata gita a Hogsmeade. Sto bene, ma sono preoccupata per te. Con Ranrok, Rookwood e Harlow tutti a darti la caccia. In questo momento sto bene. All'epoca non ne abbiamo parlato, ma spero che ora mi rivelerai perché ti stavano cercando. Vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot io e Fig. Quando siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa... È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. È quella magia che hai usato contro i troll a Hogsmeade? Credo di sì, sto ancora imparando. Ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambe. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Quel giorno a Hogsmeade ho capito una... Hai mostrato grande coraggio nell'affrontare quel troll. E Siruna non si è lasciata intimidire da Rookwood e Harlow. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui, immobile, a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Rookwood e Harlow sono pericolosi già di per sé. E il fatto che siano pure in combutta con Ranrok, beh... Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile? Ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow? Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene. Ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda, se ti servo, sono qui. Grazie, Natty. Stai in guardia. Rebellio! Ma insomma, come osi minacciarmi?
che succede qui? Ma mamma! Archie, non ho tempo per discutere con te. Ti ho detto più volte di non allontanarti da casa, specialmente quando sono dentro con la tua sorellina. Ma mamma, avresti dovuto vederli. Sono fantastici. Sono cavalli, ma con le ali. Rebellio! Ora basta. Sono troppo stanca per stare a sentire i tuoi capricci. Ora stai qui dove ti posso vedere. Perché non mi fai un bel disegno, eh? Dai, su. Va bene, mamma. Rebellio! I goblin mandano avanti la Gringot da quando venne posata la sua cruz. Ma gli avrei creduto che... Rebellion. Chiedo scusa, ma va tutto bene? Ah, non direi. Ho appena perso tutte le mie merci. E per poco la vita. Ti conviene cercare un altro mercante. Io non ho nulla da vendere. Ah, non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. Stai in guardia. Ranrok e i suoi seguaci non risparmieranno nessuno. Ti hanno attaccato? Ranrok non ha pazienza con chi non vuole unirsi a lui. Anch'io vorrei che i goblin fossero trattati come pari dalla stirpe magica, ma spargere sangue non è la soluzione. Quando gliel'ho fatto presente, mi hanno attaccato, colpendomi fino a quasi farmi perdere i sensi. Hanno preso i miei carretti, le mie cose, persino i miei preziosi dipinti. Hai detto che hanno rubato i tuoi quadri. Sei un pittore? Sì, è la mia vocazione, anche se molti la ritengono una professione insolita per un goblin. Quasi tutti i miei familiari lavorano con i metalli o alla Gringot. Scommetto il mio pennello migliore che quelli di Ranrok non sapranno apprezzare i miei lavori e li useranno per accendere il fuoco. Senza i miei carretti e il mio sostentamento, chissà quando potrò tornare a dipingere. Quelli di Ranrok ti hanno mai attaccato in questo modo? È da un po' che ricevo insulti e minacce da parte loro. Credono che l'unico modo per ottenere ciò che vogliono sia la violenza. Le cose hanno preso una pessima piega negli ultimi tempi. Ranrok diventa sempre più potente e i suoi seguaci lo sanno. Si credono intoccabili. Ranrok pensava che tutti i goblin lo avrebbero seguito, ma si sbagliava. Molti di noi vorrebbero una soluzione più diplomatica alle discordie con la stirpe magica. Mi dispiace davvero. Cercherò di trovare i tuoi carretti, puoi starne certo. Molto gentile da parte tua, ma credo li abbiano portati al loro accampamento a sud-ovest di qui, oltre le rovine. È troppo pericoloso. Comunque hanno un incanto che li fa tornare da me se ci separiamo. Per quanto le possibilità siano esili, nutro la speranza che mi venga restituito parte di ciò che è stato preso. È stato un piacere conoscerti. Anche se avrei preferito farlo in circostanze migliori. Rebellio!
Salve, signore. Cosa vende qui? Salve, io sono Jalal Semi e questo è il mio negozio di pozioni. Posso rispondere a qualsiasi domanda sul borgo. Che cosa c'è in vendita? Con cosa posso aiutarti oggi? Ah, sì, ottima scelta. Non avrò difficoltà a trovare un compratore. Grazie. Spero di rivederti presto. Salve, signor Semi. Che posso fare per te? Che cosa vende? Vendo pozioni e i loro ingredienti. Per me, se non si può sistemare con una pozione, allora è meglio lasciar perdere. Uso solo ingredienti locali e le mie pozioni garantiscono sicurezza e salute. Potrebbe raccontarmi un po' di lei? Vediamo. Sono il pozionante di spicco di Lower Oxfield, ma un tempo ero solo uno studente di Hogwarts come te. Infatti, ti farò lo sconto studenti. E il prezzo è normale. I miei prezzi sono già abbastanza bassi. C'è qualche voce qui in giro in paese? C'è una ladra in giro. Si chiama Catherine Haggerty. Fa parte degli Ashwinder. Sta rubando tutto quello che non è ancorato a terra e la gente non ne può più. Catherine si nasconde in un accampamento a sud-ovest del paese. In realtà niente. Grazie della disponibilità. Dopo quello che Rarrock ha fatto a quel banchiere goblin alla Gringot, ciò che è successo ad Arne non dovrebbe sorprendermi. Incendio! Maledette bestiacce! Ribellio! Devi aver visto qualcosa, pensa! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto. Sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Una studentessa, stai scherzando? Basta cianciare. Lasciala in pace. Stupefino! Vediamo di sbrigarci, ho un sacco. Ti prego. Incendio! Cosa succede? Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi.
subito qui, possiamo farcela. Non andrò da nessuna parte con voi. Revelio, ma che succede? Non ero mai stata attaccata in tal modo. E così vicino a Hogwarts, per giunta. Levioso! Accio! Revelio. Va tutto bene? Sì, e in gran parte grazie alle tue eccellenti abilità difensive. Ti dispiace spiegarmi perché due Ashwinder volevano farmi fuori per arrivare a te? Ashwinder? Il gruppo di ladri e furfanti al servizio di Victor Rookwood. Mi sembravano molto interessati a te. È una lunga storia, ma grazie per l'aiuto. Per il momento li hai schivati. Priya mi aveva detto che i pericoli sarebbero aumentati. Devo affrettare la mia ricerca prima che tornino. Ha nominato una certa Priya? Sì, mia moglie. Negli anni di Hogwarts accese il mio interesse per Merlino regalandomi un libro su di lui. È la tipica tasso rosso a cui piace lavorare, grande pozionante, ha una bottega in Nocturne Alley. Viaggia molto per lavoro, sa quel che succede nelle Highlands prima di me. È una ricercatrice? Nora Treadwell, al tuo servizio. Storica e archeologa specializzata nelle opere e nella vita di Merlino. Pensavo che i racconti su Merlino e Re Artù fossero solo un mito. Una leggenda! Fortuna che Sir Cadogan non ha udito. Dal suo ritratto appeso a Hogwarts non fa altro che parlare dei suoi legami con Merlino. Merlino frequentò Hogwarts, sai? Sto studiando alcune curiose strutture che lasciò centinaia di anni fa. Strutture? Questi pilastri ricoperti di vegetazione. Ce ne sono dozzine, sparsi ovunque. Ho iniziato a chiamarli le prove di Merlino. Presumo li abbia creati come divertimento per gli altri Serpeverde. Era un grande amante dei rompicapi. Capisco l'interesse per Merlino. Vorrei anch'io sapere qualcosa di più sulle sue prove. Allora ti confesserò un piccolo segreto. Nessuno ha ancora capito come funzionino, ma credo di aver appena individuato un indizio cruciale. Sospetto che la malva sia un componente essenziale per far funzionare le prove. La malva? Un'erba versatile. Merlino la cita spesso nei suoi scritti. Ero appena arrivata per testare la mia teoria quando sono stata interrotta. Vedi? Ogni spirale tracciata da Merlino ha un simbolo diverso al centro. E così ho iniziato a pensare. E se la malva andasse posizionata al centro dei simboli? Esattamente. Vuoi fare tu gli onori? Vedremo subito i risultati di questa nostra ipotesi. Ho portato con me un baule pieno zeppo di malva. È laggiù, vicino alla mia tenda. Questo baule? Sì, prendine un po', anche se ne hai già. Ho preso la malva. Perfetto. Ora osserva i rampicanti su queste colonne e quella spirale di pietre a terra. Ogni prova ha questi due elementi. Metti la malva sulla spirale. Ma che succede? Accidenti! Hai visto? I rampicanti sono spariti! Cosa devo fare adesso? Da qui è tutto territorio inesplorato.
Queste pire però... Incendio! Per la barba di Merlino! Le fiamme fanno affondare la pira. Giornata. Rebello, stento a crederci. Possiamo definirlo un successo, no? Sì, sicuramente. Tuttavia, ora ho ancora più interrogativi. Come funziona? Devo rivedere i miei appunti, forse mi sfugge qualcosa. Le prove sono tutte come questa. Cosa? Ah sì, non proprio. Credo che tutte abbiano le piante rampicanti e la spirale per terra. Dovresti poterle risolvere man mano che le incontri. Quanto a me, ho ciò che mi serve per continuare le mie ricerche. La mia idea è che ognuna richiederà della malva. Malva che puoi trovare a Hogsmeade qualora ti servisse. Ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerti. E fa attenzione là fuori. Ora che ho tutto ciò che mi serve, Rebellion, posso tornare tranquilla ai miei studi. Nicholas, il fantasma della nostra casa, ti sta cercando. Puoi trovarlo nei pressi della sala grande. Che sia una prova di Merlino. Ecco fatto, risolto. Rebellion.
ribellio. Incendio! Faccio! Rebellion.